Tamera, o non so se lo pronuncio bene, è uno degli ecovillaggi più famosi al mondo per dimensioni, sono 400-500 abitanti. Questa è l'area, è il loro, quello che chiamano l'ashram politico, là dove fanno meditazione, però non tragga in inganno, non è una comunità spiritualista, ma è basata su, i fondatori, si ispiravano a David Bohm e ad altre teorie di fisica quantistica. Qui vi è una cupola geodetica che, come molti sapranno, non è energivora, quindi è molto facile da riscaldare, facilissimo d'inverno. Questa è un'altra cupola geodetica in costruzione. E perché è famoso Tamera? Perché insieme a Findon sono i due ecovillaggi di più lunga durata, decenni e decenni, 40, 40, 30, 40 anni. E guarda caso sono eco perché sono sostenibili, perché sono entrambi minimo vegetariani. Tamera addirittura, così come nella comunità di Osho, non puoi fumare e non puoi portare carne e pesce all'interno. È tollerato il vegetarismo, ma in realtà le cucine producono i pasti comunitari solo vegani. E quindi probabilmente la comunità vegana, anzi assolutamente la comunità vegana più grossa al mondo, considerando appunto la cucina, le cucine, cosa cucinano per i pasti comunitari. Anche se Findor, ma comunque di base vegetariana, ma probabilmente vi saranno molti vegani dato che sono diventati famosi a Findor, ma per i loro orti, per gli ortaggi giganti che nascevano Findorm è a nord della Scozia. Qui siamo nell'Alentejo, cioè sopra l'Algarve, cioè praticamente nella zona quasi a sud del Portogallo. Se si vuole cambiare questo pianeta dove a causa della zootecnia non vi sono altro che malattie, devastazione e soprattutto non solo nei mondi del terzo mondo, che è evidente cos'è, ma nel mondo del primo mondo, nel mondo occidentale, quindi compreso il Giappone e compreso ormai la Cina e la Russia, oltretutto l'Europa e al Nord America, sono mondi che si stanno devastando, soprattutto per esempio la dieta nordamericana è assolutamente devastante per l'ambiente, ma anche per gli americani stessi che hanno il tasso di obesità più alto al mondo, di malattie cardiovascolari, ictus, polmonari e via andando. Questo oggi è siamo alla metà di giugno del 2023, è un meeting introduttivo alla comunità di Tamera e c'è una guida che ci sta mostrando le parti principali del villaggio. Ecco, lei è la guida, 73 anni, vive qua da un sacco di decenni. Questa è l'area di meditazione di Tamera, anche se ripeto, non mi dà l'impressione di essere un centro New Age spiritualista, ma diciamo una zona del silenzio dove rilassarsi nei momenti in cui si ritiene più opportuni. Qui sono gli archetipi dell'ecovillaggio su alcune pietre e c'è un cerchio in mezzo e questa è la pietra, tamburo, sfruttando alcuni buchi nella pietra. E qui c'è la zona, diciamo, dell'area dell'accoglienza, la zona comunque diciamo ricreativa, ping pong, beach volley, quello è il bar di Tamera. C'è anche una zona diciamo dove hanno riserve di frutta e ortaggi, una zona rinfrescata. E qui si conclude il giro. C'è il bagno ovviamente con i trucioli,
questa forse è una zona bar, ma potrebbero fare i concerti qua. E qui si chiude il giro a Tamera, il più famoso ecovillaggio del mondo insieme a Findorm, sicuramente i più di lunga durata, avendo centinaia di persone che vivono all'interno, non ecovillaggi di 2, 5, 10 persone. Guarda caso sono entrambi minimo vegetariani ma tendenti vegani. Qui la cucina, tutte le cucine sono tutte vegane. Questo perché se ti chiami eco villaggio non devi usare prodotti zootecnici. Questo è l'ABC dello studio dell'ambiente proprio.